Allora, eccoci qui in diretta su un discorso che onestamente, devo dire la verità, contavo il tempo ed è il discorso dei migranti ed è il discorso di un giudice che, ma vediamo se è la diretta, ah ok, era diretta partita, e sull'intervento di un giudice contro il decreto Cutro, uno dei decreti, uno degli interventi del governo in materia di migrazioni. Devo dire la verità, come vi dicevo in apertura di diretta, ero soltanto qui a contare i giorni, mi aspettavo appunto di conoscere il luogo e il tempo in cui ancora una volta sarebbe intervenuta la magistratura a bucare un provvedimento del governo. Queste cose le avevamo già viste in passato, sono quasi una costante. Non do un giudizio sul magistrato che interviene, do un giudizio sul fatto che è oggettivo che praticamente tutte le volte in cui un governo di centrodestra tenta di affrontare in termini politici, quindi è proprio dell'esecutivo, ok? Di affrontare in termini politici una vicenda, ecco che interviene un altro potere, anche se poi non è un vero e proprio potere dello Stato, che è la magistratura, interviene e esercita la sua funzione diversa da potere. Però, ripeto, siamo sempre alle solite. E allora mi domando, in questo paese, com'è possibile pensare di affrontare in termini politici, perché un esecutivo produce una norma che concretizza una scelta politica, un indirizzo politico. Allora io mi domando come sia possibile per un governo concretizzare questo intervento. Ora dice, eh beh, ma deve essere in ossequio e rispetto della Costituzione. Ma se c'è la firma del Capo dello Stato, vuol dire, non è che un decreto si sottrae ad un controllo, diciamo, sia politico che di tenuta dell'architettura costituzionale. Se un decreto è firmato poi dal capo dello Stato, voglio dire, siamo nel rispetto dell'equilibrio costituzionale. E invece, appunto, ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con questa vicenda. Aggiungo che, oltre al tema giustizia, magistratura, c'è poi il tema veramente lì tutto politico, e cioè il tema che arriva dalla Germania. Ora la Schlein dice la Meloni deve piantarla di trovare un nemico al giorno, che era un po' la stessa frase che aveva ripetuto anche quando il governo ha attaccato la Germania. E qui non è che si tratta di trovare un nemico. Sono gli altri che in questo caso stanno schiacciando l'Italia e l'Italia cerca, in qualche modo, attraverso il governo, sta cercando di affrontare la vicenda. Però mi sembra che dentro il contenitore europeo qualcuno sia più europeo di tutti gli altri e beh, possa essere in qualche modo tutelato più di altri. Il caso di specie è appunto la Germania. La Germania cosa ha deciso di fare? Finanziare le ONG da una parte, e in modo che le ONG possano salvare i migranti nel mare Mediterraneo, poi però dall'altra parte ha deciso di aumentare il controllo alla frontiera con l'Austria e di potenziare i controlli con le frontiere della Svizzera e della Repubblica Ceca. Quindi, in poche parole, la Germania si blinda. E i migranti sono schiacciati sull'altra rotta, in modo tale che poi debbano per forza prendere la via del Mediterraneo, e a quel punto ci sono le ONG che dove mettono i migranti nel primo porto, e quindi il porto italiano. E allora a questo punto io penso che l'emendamento proposto dal governo italiano in sede europea, e cioè che si prende i migranti il paese della cui nave ONG batte bandiera, credo che sia sacrosanto. Quindi quella nave ONG batte bandiera tedesca e i migranti che carica quell'ONG andranno in Germania. E
Io penso che sia una, così, anche un emendamento di buon senso, e che neutralizza tutte le discussioni sul ruolo dell'ONG, visto che in molti dicono: ma sono poche le ONG, che numeri volete che facciano? Sono poche. Bene, allora, se sono pochi, allora salvano le vite in mare, benissimo. Se sono pochi, prendono i migranti che hanno accolto sulla loro nave, e anziché portarle al primo porto, in modo che così si supera il principio di Dublino, attraverso un emendamento, solo per quelle caricate dalle ONG, si portano nel porto, nel paese della cui nave ONG batte bandiera. Penso che non sia difficile, quindi assolutamente convinto della bontà di quell'emendamento proposto dal governo italiano. Altre questioni sul campo, non lo so, vedo, vabbè, non voglio commentare perché è troppo facile, il Nobel per la medicina, guarda caso, sui vaccini mRNA contro il Covid, anche questo non mi aspettavo niente di nuovo e niente di diverso. L'avevano presentata come la scoperta assoluta. Beh, allora, visto che è la scoperta assoluta, a questo punto la scienza e la medicina si apra sulle reazioni avverse da vaccino. Il tema non sono più i Novax, sono coloro che si sono vaccinati e che presentano delle reazioni avverse da vaccino. A questo punto io penso che sia sacrosanto dare a costoro una risposta. Lo ripeto, il tema non riguarda i cosiddetti Novax, ma riguardano coloro che si sono vaccinati e che lamentano delle reazioni avverse, e quindi credo che la scienza e la medicina debba dare loro una risposta, visto che si sono fidati. Va bene, basta, direi che è sufficiente tutto, e vi saluto alla prossima diretta.